Sì. Disagi. Wow. Wow! E chi dorme lì? Aspetta la valigia. Bellina. Super cute. Bellissima sta stanza. Molto minimal, bagnetto, vediamo. Queste luci molto industrial. No, adoro. Carino. Ce l'abbiamo fatta! E allora, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Manchester! Manchester! Sono a Manchester ovviamente con MyProtein e faremo 2 giorni di shooting in realtà. Domani uno con tutti i membri del team, sia italiano che di altri paesi, uno shooting insieme per le campagne del Black Friday e poi io da sola uno shooting martedì, non so ancora per che cosa e cosa sarà? Una sorpresa che scopriremo solo guardando questo video. Quindi ora mi sistemo perché sono appena arrivata in hotel, sono le 7:30, devo essere pronta giù in reception alle 7:30 per andare a cena. Quindi ora mi do una sistemata, mi cambio e andiamo a mangiare. Raga, la genialata di questa cosa è fuori dal mondo. Dovete sapere che in queste ultime settimane sto un pochino imparando a truccarmi, mi sto dedicando ora. Oggi non farò un grande trucco, magari domani mattina vi faccio vedere qualcosa di meglio, però sarò sincera, mi ci sto appassionando anche perché ho sempre pensato che il trucco fosse più per tipo nascondere difetti, no? Quindi dicevo, vabbè, ma io ho una bella pelle, non ho bisogno di nascondere nulla, quindi non mi trucco. E sto cambiando la mia mentalità a quello che in realtà è veramente il make-up, che è valorizzare le tue caratteristiche, valorizzare il tuo viso e renderti ancora più bella. Un po' un cambio di mentalità che sto facendo a 30 anni, ma meglio tardi che mai. E sono contenta perché in realtà mi piace, mi sento che mi sto un po' coccolando, che mi sto un po' prendendo più cura di me, quindi in realtà sono super super contenta e piano piano sto anche diventando un pochino più brava, non troppo, in realtà faccio ancora le cose un po' a caso, però sto studiando e anzi abbiamo un po' di novità anche su questo fronte che poi vi racconterò con calma, però chi l'avrebbe mai detto che Silvia si sarebbe appassionata un po' al trucco? Io no. Cioè, raga, la cipria è vita. Omogenea. Andiamo a cena, ora ho fame veramente. Cena di team, hola! Sto sparaflesciando tutti. Sì, il flash fa bene alla salute. Buongiorno! Mi sono appena finita di lavare, truccare e sistemare. Sono pronta. Questa mattina non facciamo colazione in hotel, ma facciamo colazione nella MyProtein Kitchen, cioè un piccolo caffè-ristorante che MyProtein ha aperto qua a Manchester. Sono molto molto curiosa, ma vi volevo far vedere una cosa, cioè la magia di come io mi faccio i capelli, cioè io dormo con i capelli tutti accrocchiati, ora non me li sono ancora sciolti, e poi la mattina sciolgo i capelli e voilà! Abbiamo i boccoli. Ta-da! Poi ora li sistemo. Andiamo perché sono le 8:30 e io non ho mai fatto colazione così tardi. Non so come sto resistendo. Look della prima giornata, ho scelto questi leggings neri. Questi sono gli Shape Seamless che in realtà sono a vita alta. Tipo arrivano fin qua, quindi io li ripiego un pochino all'indentro perché sono troppo alti. Poi ho questo crop top a maniche lunghe che io adoro profondamente, di questa fantasia marmata blu, bellissimo, con il
il reggiseno abbinato. Ora mi metto anche il felpone, questa è la linea Rest Day Unisex. Ed è la cosa più bella che esista al mondo. La cosa più bella che esista. Bellissimo. Io sognavo di andare a far colazione, invece no, siamo venuti in palestra. E che palestra, ma è bellissima! Hanno lo skill mill. Ma è bellissima! Oddio, con tutto lo stand My Protein! Di che sto parlando? Il tema del Black Friday di MyProtein è la caccia al tesoro. Quindi ora siamo venuti in questa palestra, ci dividiamo in due team e dobbiamo cercare delle card bianche. Il team deve cercare card bianche, chi prima le trova vince. Poi ci si fa gli scherzetti. Good, 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 good. Trovata! Find another one! Io ne ho trovata una loro, ma gliel'ho nascosta. Michael ha deciso di smontare Qualcosa bisognerà trovare dentro la cassa. Ah, the face! Lei è quella che prende e nasconde. Ho trovato qualcosa, mi sa. Sì, fa proprio. Ce l'abbiamo fatta! Woo! Bellissimo! Colazione! Frozen yogurt bars, protein pancakes, e quindi ho voluto provare un pochino di tutto. Abbiamo bagel, salmone avocado, bellissimi, stupendi. Three egg omelette e questo bellissimo yogurt bark, che praticamente è yogurt con proteine in polvere di MyPro. No, ho fatto il disastro. Comunque è yogurt con proteine in polvere di MyProtein e sopra c'è della frutta anche in mezzo. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Direi che è ora di fare colazione. A recuperare, cioè più passano gli anni e più mi affatico velocemente, a volte non ho più voglia di fare niente dopo una certa ora. Tipo robe come che siamo arrivati agli studios e questo è il set di oggi. Abbiamo il gonfiabile, questo spazio pazzo, scusate, adesso mi metto in 06 così capite la grandezza. Che figata! Oggi faremo delle prove di fitness, ma anche sembra di intelligenza sul gonfiabile. E poi prima di iniziare siamo qua, qui c'è una meravigliosa cucina. No, io non so, io ho appena finito di mangiare, quindi sinceramente questo, ma che bello però questo spread, bellissimo, pazzesco, wow. E quindi mi sa che un po' mangeremo e poi creeremo tutti i contenuti, le sfide fitness. Questo è il completo del Black Friday, chiamato Scrunch perché ha questo scrunch sul retro e sul davanti. Non so se riesco a farvelo vedere, ce l'ho nero, molto molto carino e flattering, devo dire. Sapete che a me non è mai troppo piaciuto, forse perché li avevo visti più su leggings un po' chiari, ma devo dire che sta molto bene e delinea molto bene le forme, fa proprio un bel effetto. Ora ci siamo cambiati, sistemati, siamo pronti a iniziare le sfide.
arrivati dopo questa giornata al Hail Club. Wow. La cosa assurda è che ho combattuto contro me stessa praticamente per l'ultima ora, dove praticamente mi dicevo: no, allora devi essere pronta alle 10, quindi non hai tempo per andare in palestra, erano tipo le 7:40, le 8. Ma non hai tempo per andare in palestra. Poi sono seduta in camera, ho detto: ma in realtà ora che faccio per 2 ore? No, ti devi preparare, vestire. Poi ho detto: voglio andare in palestra. No, ma immagina che arrivi lì e trovi una persona, tu gli dici, devi stare lì mezz'ora, che figura fai? Insomma, mi sono cominciata a fare un sacco di problemi, pare mentali, segmentali, quello come, chiamatelo come volete. Alla fine ho detto: Silvia, basta, vai anche mezz'ora, chi se ne frega, quello che è. Sono qua, la palestra è mia, non c'è nessuno. Allenarsi è sempre la scelta più giusta, a prescindere, sempre. Andiamoci dentro. Tornando a Manchester, che già avevo notato l'altra volta, ma adesso ne ho avuto la riprova, è che è ricca di palestre piccole, tipo boutique, come quella in cui sono stata oggi. C'era già stata un'altra volta, quella un po' tipo più crossfit, functional, corsi, eccetera, però veramente ce ne sono tantissime, super boutique, super piccoline, super esclusive, private. Bello? Chissà quanto costano, ma molto bello. Does that look again? Does that look good? Let me see your face. Yeah. Sorry. Nice. Does that look good? Mensa di MyProtein, qui hanno la sezione Build Your Bowl, praticamente scegli tutti gli ingredienti, oppure c'è anche il restaurant menu. E ora pranziamo. Terminati questi giorni a Manchester, sono tornata e quindi siamo arrivati alla conclusione di questo vlog. Stay tuned perché ho un sacco di novità da raccontarvi, da dirvi. Sono super eccitata e esaltata e non vedo l'ora di raccontarvi tutto. In questi mesi vi ho tenuto un pochino lì in suspense perché stiamo un po' lavorando molto dietro le quinte e sto facendo tantissime cose, quindi non ho mai troppo tempo per vloggare, ma voglio assolutamente raccontarvi tutto e come sempre mantenervi partecipi. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Ciao ciao!